giro, cicirici, va butti giro, lupo di giro, va cicirici, se te lo chiami non vuole venire. Laboratori, musica, canti, Piazza Pretoria, così come tutti i suoi palazzi e anche il Teatro Bellini e Piazza Bellini, Palazzo Buonocore, il Convento di Santa Caterina, la Chiesa di Santa Caterina dove il Padre Bucaro ci regalerà un concerto, il Palazzo Comunale sarà pieno di attori, pieno di laboratori, pieno di musica, di allegria per festeggiare questa festa. I monologhi saranno sulla memoria e là ci sarà la Lapa di Tirammo che racconterà appunto di come sono nati i pupi di zucchero. Ci saranno tantissimissime performance teatrali ed è tutto gratuito. Sarà il 1° di novembre e poi invece il 2 fino all'1 è dedicato alla scuola. Quest'anno ci sarà la scuola, 5 materne hanno partecipato a Notte di Zucchero creando dei loro lavoretti, ma soprattutto recuperando questa festa dimenticata. Quest'anno per Notte di Zucchero sono previsti anche alcuni monologhi d'autore. Il monologo nasce dalla memoria mia di bambino che mi trovavo incastrato fra due generazioni, quella dei miei padri che ricevono i regali dai morti e quella di mio figlio che li riceveva da Babbo Natale. Il tutto complicato dalla variabile siciliana, una regione dove i morti si festeggiano, non si commemorano come nel resto d'Italia e del mondo forse. Questo, intanto c'è un'anomalia antropologica nel fatto che noi celebriamo una festa per i morti e racconto, diciamo, la mia paura di bambino che aspettava quella sera che venissero i morti a portarmi i regali e naturalmente io a quell'età sapevo già che i morti sono morti e quindi sono qualcosa di cui preoccuparsi ed ero combattuto quindi fra la gioia del regalo e la preoccupazione di vedere un morto che veniva improvvisamente di notte nella mia stanza. Quest'anno per Notte di Zucchero c'è anche una clip, un cartoon realizzato da forestieri. Intanto la festa dei morti è una ricorrenza che ricordo da quando ero piccolo. E poi l'idea di animare un pupo siciliano scheletro non vedevo l'ora, quindi appena ci siamo incontrati con Giusy ho detto la clip è vostra, la farò subito. Infatti un paio di settimane ho prodotto questa piccola animazione, fatta rigorosamente a mano, quindi è matita. Gessetti, anche se con le nuove tecnologie, perché insomma ormai non si usa più la matita vera ma quella su un monitor, però è disegnata a mano ed è molto molto, diciamo, molto gestuale come tipo anche di stile. E questo scheletro animato ha un nome? Ma veramente no, non ho ancora pensato a un nome, ma siamo qui, potremmo darglielo. Dunque, essendo la notte dei morti, la notte della festa, la chiamerei Pretorio, perché siamo a Piazza Pretorio.